Buonasera e un buon inizio di settimana ai nostri telespettatori. Ricominciamo con il telegiornale di RTA. In primo piano ancora il problema delle emissioni odorigene nel capoluogo valtarese. Per Comune Arpae ed Ausli i dati relativi a queste emissioni sono tutte nella norma, un dato però che è stato contestato fortemente dal Comitato L'Aria del Borgo, che nella conferenza stampa indetta sabato pomeriggio in una biblioteca a Manara gremita di gente ha ribadito che gli enti preposti devono fare maggiori e ulteriori verifiche. Sentiamo. Nell'ultima settimana l'azienda USL ha diffuso una relazione circa l'origine degli odori che da un anno circa a questa parte vengono periodicamente percepiti nel capoluogo valtarese. Una relazione con delle valutazioni che hanno trovato in disaccordo il comitato L'Aria del Borgo. Sì, assolutamente. Abbiamo letto con un certo stupore questa relazione e abbiamo oggi presentato appunto le nostre valutazioni. Lo stupore deriva dal fatto che in qualche modo innanzitutto l'azienda sanitaria mette in risalto il fatto che le segnalazioni vengano principalmente da un paio di medici, e questo secondo noi è un modo un po' ambiguo per svalutare un po' questo tipo di lavoro, che invece è stato fatto in modo molto puntuale dai medici di medicina generale. E inoltre la cosa che a noi ha dato più da pensare è la spiegazione della memoria olfattiva, cioè il fatto che vengano attribuite a un ricordo traumatico degli odori di inizio 2017 quella che sono le segnalazioni degli ultimi mesi. Ci lascia molto perplesso perché queste spiegazioni arrivano senza aver predisposto un panel di persone come c'era stato promesso, e quindi senza aver predisposto un metodo scientifico per fare delle valutazioni quindi molto più scientifiche appunto di quello che potevano essere questo tipo di problemi. E quindi noi dal nostro punto di vista ci sentiamo assolutamente di respingere questo tipo di valutazione, perché il metodo non è quello che c'era stato, come dire, promesso dagli enti, ed non è quello che avevamo concordato in sede di tavolo tecnico che abbiamo tenuto a settembre del 2017. È passato quindi un anno dall'inizio di questi problemi e noi siamo dell'idea che questa spiegazione non è accettabile e è arrivato il momento di mettere in campo un metodo scientifico rigoroso per mettere in relazione le cause e gli effetti di questo problema. Un metodo che il Comitato L'Aria del Borgo ha individuato nell'indagine epidemiologica sugli effetti che questi odori hanno circa la salute dei residenti a Borgo Valditaro. Certamente, come abbiamo spiegato prima in conferenza stampa, il modo più serio, rigoroso di valutare i problemi è proprio quello di procedere a un'indagine epidemiologica. A nostro avviso un'indagine epidemiologica di corte retroattiva che consenta di correlare cause ad effetti, cioè proprio monitorare la popolazione, popolazione a rischio e popolazione non a rischio, e vedere correlandolo con la sintomatologia, con le effluenze nocive che provengono dallo stabilimento Laminam, per vedere se effettivamente esiste questa correlazione, esiste un rapporto di causa-effetto. Se non viene fatto un lavoro di questo tipo, di che cosa parliamo? Insomma, anche l'ASL, che si lascia andare a comunicati sterili come quello al quale abbiamo assistito e che Marco ha ripreso prima, non hanno alcun significato se non c'è un riscontro serio e scientifico basato appunto su un'indagine epidemiologica. Ed è quanto noi chiediamo con forza che venga fatto, così come peraltro ci è stato promesso. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Berceto. Le lunghe code di attesa nell'ambulatorio medico si stanno lentamente ridimensionando, ma intanto alla Casa della Salute spunta un nuovo problema.
Proseguono le polemiche dei cittadini a Berceto sui disservizi nell'ambulatorio dei medici di base situato all'interno della Casa della Salute. Lo stesso sindaco, in un incontro pubblico alcune settimane fa, ne aveva parlato spiegando che le attese erano troppo lunghe e si doveva trovare presto una soluzione ed era sua intenzione chiedere quanto prima un incontro con i vertici locali dell'azienda USL. Un problema questo che lentamente si sta risolvendo. A preoccupare i pazienti ora è però la disorganizzazione, non certo per volontà o colpa dei medici, dell'apertura degli ambulatori. Venerdì scorso, ad esempio, diverse persone, anziani compresi, sono rimaste in attesa che la sede della Casa della Salute aprisse per oltre un'ora e mezza, in piedi, sul marciapiede, al freddo. Fino a qualche tempo fa ci hanno spiegato che c'era una signora che gentilmente si prestava a custodire la chiave per aprire l'ambulatorio all'ora stabilita, ma poi, ritenendola una responsabilità troppo grande, ha restituito la chiave con la risultato che nell'ora in cui la struttura dovrebbe essere aperta molto spesso risulta chiusa e diversi pazienti desistono e se ne tornano a casa. Sarebbe indispensabile, sottolineano, che l'amministrazione comunale o l'azienda USL provvedessero ad incaricare qualcuno che se ne occupasse, garantendo ai pazienti di poter attendere il loro turno seduti e al caldo. E rimaniamo a Berceto, dove continua il botta risposta a mezzo stampa tra il PD e il sindaco del comune. Il circolo torna a rincarare la dose sul tema servizio idrico integrato, sottolineando che in realtà solo il 25% dei cittadini ha votato a favore della gestione in proprio del comune e sottolinea anche che in realtà il costo delle tariffe dell'acqua non è comunque diminuito. Siamo rimasti senza parole leggendo la lettera inviata dal sindaco ai consiglieri in merito alla nostra richiesta di un consiglio comunale aperto per affrontare la questione acqua, dove Lucchi scrive: siamo disponibili a convocare un consiglio comunale aperto per dibattere la proposta del circolo PD di Berceto di affidare a Montagna 2000 il servizio idrico integrato. No, signor sindaco, noi non abbiamo mai chiesto di tornare a Montagna 2000. Se abbiamo parlato di Montagna 2000 è perché la legge prevede questo e le leggi non le fa il sindaco di Berceto. Non ci convince neppure il fatto che la scelta presa dal sindaco venga attribuita al risultato del referendum, da cui risulterebbe che l'80% dei bercetesi sia favorevole, mentre, considerato gli aventi diritto al voto, il risultato corrisponde al 25% dei cittadini. Va anche aggiunto che il sindaco dichiarava pubblicamente che i ladri di Montagna 2000 avevano fatto lievitare i costi fino ad un aumento complessivo rispetto alla gestione comunale del 350%. Il risultato? A Berceto si paga sempre la stessa cifra. I risparmi dove sono finiti? Ma tornando a noi, abbiamo invece chiesto ripetutamente di avere un confronto con Montagna 2000. Questa richiesta legittima ci sembra ora indispensabile, anche in considerazione del fatto che la Regione ha rifiutato la richiesta del Comune di gestire autonomamente l'acqua ed il sindaco ha dichiarato sulla stampa guerra allo Stato, che crediamo nessun cittadino voglia. Signor sindaco, forse non ha ancora capito che i cittadini di Berceto vogliono sapere cosa li attende, evitare che l'amministrazione faccia scelte che inguaino ulteriormente la popolazione e, in sintesi, non vogliono essere presi in giro. Vogliono, se è possibile, risparmiare sull'acqua e non solo. Le riportiamo dalla nostra lettera quello che pretendiamo da lei, che le decisioni siano prese in modo responsabile, nel rispetto delle leggi, in consiglio comunale. Un sindaco che si permette di falsificare una legittima richiesta dei cittadini dimostra solo mancanza di dignità e di rispetto per il suo ruolo. Da ultimo, le ricordiamo che il suo ruolo non è quello di dilapidare le risorse comunali per fare le leggi dello Stato, cosa che spetta alle istituzioni preposte, ma di applicare al meglio le leggi vigenti per il bene dei bercetesi. Ma Luigi Lucchi non demorde, siamo e resteremo, scrive, l'unico comune in provincia di Parma che gestisce il servizio idrico integrato direttamente. Raggiungere questo risultato non è stato semplice, è servita molta tenacia e anche qualche colpo di fortuna. L'82% del 52% dei votanti ha chiesto al comune di gestire in proprio l'acqua. Tutto questo per l'opposizione, rappresentata dal circolo PD di Berceto, è servito ben poco e ora torna a chiedere un'assemblea consiliare aperta
con l'intento di obbligare l'amministrazione a cedere di nuovo il sistema idrico integrato a Montagna 2000. Personalmente, sottolinea Lucchi, ritengo che un sindaco non debba mai stancarsi di fare riunioni, consigli comunali e dare tutte le informazioni, e proprio per questo ho accordato al circolo PD un nuovo consiglio comunale ed è il nono su questo argomento. Una disponibilità questa criticata da molti perché ritengono la richiesta strumentale, ma lo faccio per compiere un gesto che ritengo di buona e paziente democrazia. Mi chiedo anche perché i miei colleghi sindaci, anche del PD al contrario, non ascoltino nessun comitato dei cittadini che da anni chiedono inascoltati consigli comunali aperti sull'argomento della gestione dell'acqua, agognando una gestione comunale come vuole la Costituzione. È iniziato, cambiamo argomento, al centro ricreativo Timossi di Borgotaro, ormai da un paio di mesi, il tesseramento per l'anno in corso. Rinnovo per chi è già socio e nuove iscrizioni per chi socio ancora non lo è, per poter prendere parte a tutte le iniziative che il centro organizzerà nel 2018. Potete rivolgervi direttamente presso la sede in via Repubblica numero 1. La neve rende i paesaggi davvero magici e unici. Abbiamo selezionato per voi alcuni scatti e alcune riprese della Valtaro imbiancata. Anche oggi in qualche comune ha nevicato, ma si è in attesa di una più forte e abbondante nevicata che il meteo prevede tra qualche ora. Ad aiutare è l'iniziativa lanciata mesi fa dal Comitato Croce Rossa di Bedonia per raccogliere fondi per acquistare una nuova ambulanza. Con l'offerta di 5 euro a biglietto si prenderà parte all'estrazione prevista per il 1° aprile di una Peugeot 108 chiavi in mano. Al secondo estratto verrà donata una forma di parmigiano reggiano e al terzo un prosciutto crudo. I biglietti sono disponibili presso la sede Croce Rossa e in altri punti un po' in tutta la provincia. Per informazioni chiamate il 333-8309-260. E come sapete siamo entrati nella settimana dedicata al Carnevale. Ghiare di Berceto ha iniziato il 3 di febbraio, quindi sabato scorso. Borgotaro comincerà questo giovedì 8 febbraio nel pomeriggio con goliardate in via nazionale e nel cuore del paese.
Fermi i campionati di seconda e terza categoria a causa maltempo, l'attenzione ieri si è concentrata tutta sugli incontri in prima, dove spiccava il derby tra Bardi e Borgotaro, vinto dagli ospiti per 2-1. A causa del maltempo abbattutosi in Valtaro nel weekend, la domenica di ieri ha visto scendere sui campi di calcio solamente la prima categoria. Vola il Solignano, che balza al quarto posto in classifica a meno 4 dalla capolista casalese. Garcia e Giumelli chiudono la pratica Fornovo al 30° e 37° del primo tempo. A nulla servirà la rete degli ospiti nella ripresa. La squadra di Mister Colombi è in ottima salute, come testimoniano anche i numeri. Secondo miglior attacco, 27 gol, e quarta miglior difesa, con media di una rete subita a partita. Vince e convince anche la Valtarese Albozia, mai realmente impensierita dal Levante. Al vantaggio degli Amaranto, arrivato con Bruschi al 53°, gli ospiti rispondono subito con il gol del pareggio solamente 4 minuti dopo. Ne passano altri 5 e Berzolla firma su rigore il suo terzo gol stagionale, 2 dagli 11 metri, per il sorpasso degli uomini di Setti. A un quarto d'ora dalla fine arriva anche il 3-1 di Spagnoli. Il difensore, finito in tribuna domenica scorsa per problemi disciplinari, entra dalla panchina e chiude la partita con una bellissima cavalcata palla al piede. Valtarese che ora è a meno 4 dal quinto posto. In Valceno invece è il Borgotaro ad aggiudicarsi il derby, battendo il Bardi 2-1. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Al vantaggio degli arancioverdi con il rigore di Cavazzini risponde 15 minuti dopo Bongi con una doppietta che permette a Mister Bertani di uscire da Bardi con i 3 punti e superare i diretti avversari, portandosi a più 2 e momentaneamente fuori dalla zona play-out. E siamo alle previsioni del tempo. Domani nuvoloso con precipitazioni inizialmente deboli sui rilievi che nel pomeriggio tenderanno a intensificarsi e a estendersi anche alle zone di pianura. Le precipitazioni saranno nevose al di sopra dei 500 metri sui rilievi occidentali, durante la notte fino ai 200 metri anche in collina. Temperature in lieve aumento nei valori minimi intorno a meno 1 grado, massime 1 grado, venti deboli nord-orientali. Tra poco alle 20:35 in diretta Punto Sport con in studio Giovanni Bonfiglio e come sempre tanti ospiti, alle 22 Atlas, alle 22:30 al TG, poi Balla che ti passa e a seguire Rivediamoli del 1987. E per questa edizione è tutto, come sempre grazie per essere stati con noi, buona serata domani.